400 anni di presenza orante a Bologna è il traguardo che festeggia quest'anno il monastero delle Carmelitane Scalze. Fu l'iniziativa di alcuni laici guidati dal conte Cesare Bianchetti che ottennero il 31 ottobre 1618 l'assenso dell'arcivescovo cardinale Alessandro Ludovisi, divenuto poi Papa Gregorio XV, per la fondazione del Carmelo. I fratelli Marcantonio e Flaminio Campana misero a disposizione gran parte dei loro beni per adattare a monastero una serie di stabili situati dentro Porta Santo Stefano di fronte alla chiesa di San Giuliano. È stata desiderata da due uomini bolognesi, due fratelli che hanno pensato di fare qualcosa di buono per la città e sono stati invitati a fare un monastero. Forse oggi farebbero diversamente o forse anche la stessa cosa, ma hanno creduto che la preghiera potesse fare qualcosa. La chiesa del monastero portava il titolo di San Gabriele Arcangelo, al cui nome era dedicata anche un'opera per l'insegnamento del catechismo promossa dallo stesso Bianchetti. Dopo i lavori di preparazione, l'anno successivo, 31 ottobre 1619, alcune monache iniziarono la vita claustrale. Erano Suor Maria di Gesù, professa del Carmelo di Genova, e Suor Maria Maddalena del Santissimo Sacramento del Carmelo di Cremona, accompagnata da altre due consorelle. Tutto era cominciato però sulle pendici del Monte Carmelo in Palestina, là dove il profeta Elia aveva sconfitto i falsi profeti di Baal. Nel Medioevo il monte era popolato di eremiti che attraverso alterne vicende furono riuniti in un ordine religioso sotto il titolo della Beata Vergine Maria. Pochi decenni prima della fondazione bolognese, l'ordine carmelitano era stato interessato ad una vasta opera di riforma, ad opera di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce. Nel 1810 anche le Carmelitane Scalze di Bologna subirono i colpi delle soppressioni degli ordini religiosi. La vita di preghiera fu interrotta e il monastero completamente smantellato. I marmi della chiesa furono utilizzati per l'altare della parrocchia di Minerbio. Ma la fiammella del Carmelo non si spense e sulle pendici di via Siepe Lunga la comunità col tempo riprese vita con il titolo del Cuore Immacolato di Maria. Una fondazione che ha conosciuto storicamente le vicende che hanno toccato la vita religiosa, quindi trasferimento di sedi, soppressioni, ripartenze, ma che appunto sono sopravvissute tutti questi eventi. Oggi ancora la presenza delle monache, presenza significativa credo per questa città, per questa diocesi. Come dire, il renderci visibili non è tanto perché la gente guardi a noi, ma perché si ricordi che nella Chiesa i carismi sono molti, i doni che il Signore fa li fa perché il corpo della Chiesa si è armonizzato in tanti servizi e il nostro, diciamo, è un ministero di preghiera e forse sfugge agli occhi di tanti, però è fa parte della vita cristiana. Un cristiano magari prega un po' di tempo, noi ne dedichiamo un po' di più perché il Signore ci ha fatto il dono di invitarci in questa casa.